Nel corso del primo tempo, risultato allo stadio Meazza di Milano San Siro 0-0 tra Inter e Stella Rossa per la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni. Miletovic, l'Inter, ve lo ricordo, è l'unica formazione italiana rimasta in lizza nelle competizioni europee. Musling, Jovin, Musling. Regalossi potrebbe cambiare, effettua infatti il lancio però arretrato rispetto alla posizione di Caso che può dare a Bini. Triangolo, poi palla ancora per Caso che batte benissimo ed è un gol strepitoso di Caso, veramente un gol da manuale, da antologia, ha battuto di esterno destro parabolicamente andando a togliere, come si dice, la tela del ragno nel 7, assolutamente fuori dalla portata di Simeunovic. Grandissimo gol di Caso, a tempo abbondantemente scaduto, vedete inquadrato Domenico Caso che dopo essere stato festeggiato da tutti i compagni riceve anche l'applauso e l'abbraccio di Beccalossi. Si continua intanto a giocare, l'Inter andrà a riposo probabilmente col vantaggio di un gol, siamo quasi 3 minuti oltre il tempo regolamentare e l'Inter ha ritrovato entusiasmo, slancio e incoraggiamento dei suoi tifosi con questa autentica prodezza di Caso, un gol veramente di pregevole fattura. Intanto la Stella Rossa si porta ancora in avanti e vedete che siamo quasi a 48 minuti, Caso, ed è Caso che tocca l'ultimo pallone con l'Inter che va al riposo tra il tripudio dei suoi sostenitori. 21esimo minuto di gioco nel corso della ripresa, il risultato è quello della fine del primo tempo, mentre osserviamo Proasca che cerca di andare al traversone ma tocca egli stesso per ultimo, non è angolo. 1-0 dunque per l'Inter in forza del gran gol messo a segno da Caso a tempo scaduto. Nei primi 20 minuti della ripresa ci sono state alcune buone azioni proprio in avvio da parte dell'Inter ed è da registrare la sostituzione del portiere jugoslavo Simeunovic che è stato toccato da Altobelli e ha dovuto lasciare il campo sostituito da Zivanovic, l'elemento che avete visto toccare ora il pallone. Nessun'altra sostituzione nelle due squadre. Da qualche minuto la Stella Rossa dà l'impressione di essere diventata più aggressiva. Comunque Bordon non ha dovuto correre eccessivi rischi. Da sottolineare proprio in occasione dell'infortunio capitato a Simeunovic il tiro che era stato effettuato dal limite dell'area da Prohaska, tiro ribattuto da Simeunovic che poi quando è andato a raccattare il pallone che gli era rimbalzato davanti è stato toccato da Altobelli e ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Ora siamo al 23esimo nel corso della ripresa e il risultato è sempre di 1-0 a favore dell'Inter. Petrovic, su di lui gioca Bergomi, c'è Muraro che ha rubato un pallone e lo ha dato a Proasca. Muraro è un velocista, Proasca, c'è un rimpallo, poi Muraro che tocca verso la porta rimasta libera ma l'occasione non si concretizza. È Krompotic che ha portato fuori il pallone, il suo rilancio è su Bini, da questi a Beccalossi, sempre molto bravo. Baresi potrebbe dare a Caso, ecco infatti che cede al compagno. Caso cambierà su Marini, da questi a Bergomi, vedete che propone il suo appoggio anche nelle azioni offensive, ha di fronte Petrovic, entra in dribbling, scivola, mantiene il possesso del pallone, lo dà a Marini. Ecco il traversone di Marini, palla per Beccalossi. Beccalossi prova un dribbling su Krompotic, gli scivola il piede d'appoggio e la palla gli termina in fallo di fondo campo, applausi comunque convinti del pubblico. Jankovic,
calcio Repcic, sul quale sta giocando una buona partita Mozzini. Fallo di Mozzini. Su Janjanin è andato ancora una volta con successo Bergomi, mentre Altobelli è in posizione molto decentrata, suggerisce per Bini in posizione di ala destra. Ecco il traversone di Bini, la presa di Zivanovic. Lancio lungo per lo scatto di Repcic, recupera Mozzini. Repcic riesce a dare a Janjanin, dopo però che il pallone ha superato la linea laterale, pertanto ci sarà rimessa per l'Inter. Prohaska. Marini. Prohaska, ma è un passaggio poco felice quello di Marini. Šestić. Šestić che va via, dà l'indietro, pericolo, gol! Ha segnato Repcic, e purtroppo la disattenzione di Marini è risultata fatale all'Inter. Marini aveva l'opportunità di dare un pallone un po' più pulito a Prohaska, che si è visto sgusciare Šestić. Šestić è andato fino sul fondo, poi ha crossato all'indietro. C'è stato il gol di Repcic. Tutto da rifare per l'Inter. Alla mezz'ora esatta della ripresa, un gol comunque evitabilissimo. Petrovic in profondità per lo scatto di Stojanovic. C'è rimessa laterale per l'Inter, la effettua Marini. Caso. Beccalossi. Baresi. Bravissimo in occasione del gol. Caso. Baresi. Prova un varco, effettua il traversone, c'è il colpo di testa di Miletovic, poi Bergomi, quindi quest'altro colpo di testa di Jankovic, il rinvio di Šestić, il tocco di Mozzini per Caso. Baresi. Beccalossi, Caso. Può cambiare su Bergomi, ecco il terzino, gli va incontro Juricic. Bergomi riesce a effettuare il traversone, vola Krmpotić, mette fuori Petrovic. Da questi verso Petrovic c'è il rilancio. L'Inter appare un po' demoralizzata. Jovin. Jankovic. Ora naturalmente i giocatori della Stella Rossa hanno l'opportunità di mantenere il possesso della palla, perché il risultato ha 13 minuti dalla fine e del tutto favorevole alle loro aspirazioni. Krmpotić. Ancora Krmpotić. Atterrato da Ambu, calcio di punizione. Miletovic. Petrovic. Repcic. Repcic e Mozzini. Riesce a effettuare il traversone Repcic, intercetta Bini, imposta su Marini. Bergomi.
Calossi sbilanciato, calcio di punizione per l'Inter, mentre il pallone viene allontanato. Vedete il risultato 1-1 tra Inter e Stella Rossa. Al gol di Caso ha fatto riscontro il pareggio di Trampotic. Bergomi, poi De Calossi, che lascia a Caso, ancora Bergomi, De Calossi, il traversone verso Ambu, si gira Ambu, ma il suo tiro ha ribattuto. Marini, Baresi, ancora verso Ambu, che non riesce a effettuare il traversone prima che la palla superi la linea di fondo campo. Alla battuta i difensori della Stella Rossa, naturalmente è sbollito molto dell'entusiasmo degli 80.000 di San Siro. Jankovic, ancora Jankovic, l'Inter recupera la palla con Ambu, con Proasca, sul quale interviene in palo laterale Stojanovic. Caso verso De Calossi, ecco il suo traversone, Caso fuori, palla fuori, la posizione vantaggiosissima, vedete, all'altezza del rigore. Nico Caso ha spedito fuori il pallone che avrebbe potuto arrivare in vantaggio l'Inter. È una partita piena di emozioni, naturalmente, e l'Inter ha parecchio da recriminare per aver subito un gol che, ripeto, si poteva benissimo evitare. Caso fermato da Krmpotic. Petrovic, ancora Petrovic, Baresi, Caso, Proasca, Ambu, Stojanovic, Petrovic, Ivanovic. Miletovic, Stojanovic, Jankovic, Janjanin, è libero e riceve. Krmpotic, il terzino sempre molto molto pronto a portarsi in avanti. Jankovic, Sestic, prova il sinistro alto. Inquadrato l'autore del tiro, Sestic. Meno di 10 minuti alla conclusione di una partita che l'Inter, benché a sprazzi, ha giocato con molta determinazione e volontà, è riuscita a passare in vantaggio con un gol di Caso alla fine del primo tempo, dopo aver sciupato un calcio di rigore e colpito un palo con Muraro. Poi la Stella Rossa è riuscita a pervenire al risultato di parità su una disattenzione dell'Inter, mentre ora gli slavi ancora vengono in avanti con Sestic che ha dato a Janjanin, questi che dà all'altro terzino Jovin, si avvicina a Janjanin, riceve il passaggio, dà ancora a Jovin, Jovin verso Krmpotic, vedete Krmpotic prontissimo, allarga su Sestic, tiro alto. Ora deve stare attenta l'Inter, che è palesemente demoralizzata, a non incappare in qualche altro infortunio. Indubbiamente i nerazzurri possono lamentarsi per come sono andate le cose stasera, però bisogna sempre essere presenti sul campo. Pini, Baresi,
sbagliato il passaggio, ne approfitta Stojanovic. Ancora Stojanovic, che come vi ripeto è un difensore, non è raffinato nel palleggio, nel controllo, ma è indubbiamente utile la sua azione. Jovin, Janjanin, Jovin, Jankovic, Janjanin, due dribbling ben riusciti, ma poi Marini è intervenuto su di lui in fallo laterale. Janjanin, Jovin, Jovin è stato ammonito e viene ora fermato in angolo da Bergomi, e la stella rossa sta finendo addirittura all'attacco questa temuta per lei trasferta di Milano. Jovin, ecco il traversone, il colpo di testa di Bini. Petrovic verso Sestic. Sestic ha propiziato con la sua lunga fuga il tocco di Krmpotic per il pareggio. Bordor, Michalossi, senz'altro bravo stasera. Ha di fronte Stojanovic. Spandiera guardaline, facendo di aver visto Palotai, si prosegue per la norma del vantaggio. Riescono a giocare con una certa tranquillità ora i giocatori della Stella Rossa. Vedete che combinano triangoli ravvicinati. Petrovic, Krmpotic, ancora su Krmpotic il passaggio di Petrovic, può andare al traversone Krmpotic. Proasca lascia passare il pallone, interviene Mozziri, poi Proasca, poi Marini. Calossi, non controlla Ambu, che però poi riconquista il pallone, subisce anche un fallo, c'è calcio di punizione per l'Inter, battuto da Beccalossi, per caso, Baresi, caso, ecco il cross, alto, il colpo di testa è di Juricic, quest'altro di Petrovic, poi Janjanin, ancora per Petrovic, può andarsene sulla sinistra, Petrovic va a chiudere il libero Bini, buon controllo di Petrovic che poi effettua il traversone ribattuto, Janjanin, un dribbling, darà ancora a Petrovic, ora su di lui c'è Marini, che lo ferma, Bini. 3 minuti alla conclusione, 1-1 tra Inter e Stella Rossa. Prohaska, Ambu, buona la finta, poi però non controlla. Miletovic, Sestic, Krmpotic, Repšić, Bini, Baresi, caso, Bini, Michalossi, Juricic, Petrovic, Sestic, cerca la combinazione con Stojanovic, recuperano gli interisti, Bini, caso, lancio verso Altobelli, Altobelli fermato da Jankovic, Ambo, Altobelli, Krmpotic, Petrovic onnipresente, Sestic, Petrovic, gli ruba la palla Ambo, Beccalossi, lancio per Altobelli, no,
minuto di gioco. L'Inter non è riuscita a raddoppiare nella ripresa. In effetti occorre sottolineare il fatto che ove si faccia eccezione per i primi minuti, l'Inter non è nemmeno riuscita a produrre quel forcing offensivo che probabilmente avrebbe potuto mettere in difficoltà la retroguardia della Stella Rossa. Una Stella Rossa che ha un po' provato, quantunque occorra sottolineare la bravura soprattutto di Šestić nell'approfittare delle indecisioni degli interisti all'indietro. Comunque la Stella Rossa è riuscita in qualche modo a pareggiare e ora sta lasciando lo stadio Meazza con un preziosissimo pareggio in vista della partita di ritorno che si disputerà fra due settimane in casa sua a Belgrado. Un vero peccato che l'Inter non sia riuscita a coronare in modo migliore la sua superiorità. Intanto Beccalossi è in azione e c'è un angolo per lui. Vi dicevo che soprattutto nel corso del primo tempo l'Inter ha creato più di una opportunità, a parte il gol di caso, per arrotondare il punteggio a suo favore. C'è stato il rigore sbagliato da Altobelli, o perlomeno parato dal portiere Simeunovic, poi sostituito da Zivanovic. C'è stato un palo colpito da Ambu. Sono state anche altre occasioni abbastanza favorevoli, anche un gol annullato, peraltro dopo che il guardalinea aveva abbondantemente sbandierato. Ultime speranze per l'Inter, di Beccalossi l'angolo, l'uscita del portiere che molto bene abbranca il pallone proprio sulla testa di Bini. Stojanovic, tempo scaduto. Da recuperare ancora qualcosa, soprattutto per quel che si è perso in occasione dell'infortunio al portiere, su questo lungo lancio in profondità con palla che termina in palla laterale nonostante lo scatto di Amiano. Bini. Caso. Filtrare il pallone caso, lo tocca Ambu che forse è stato sbilanciato, comodo però il rilancio dei difensori della Stella Rossa. Šestić, Petrovic, Jankovic, si attende solo il fischio di chiusura del signor Palotai. Krmpotic, ancora Jankovic su Krmpotic che va a effettuare il traversone abbastanza insidioso, sulla palla è Bergomi, la scaraventa lontano, è Jovin che la tocca di testa, eludendo l'intervento di Ambu. Jankovic, Repšić, Jovin, Janjanin, Bini, Marini. L'Inter è demoralizzata, forse anche un po' stanca. Siamo al 48esimo della ripresa, non interviene ancora Palotai. Miletovic, portiere Zivanovic che ha molto ben meritato, 1-1, e probabilmente sarà questo il risultato con il quale le due squadre andranno negli spogliatoi. Naturalmente non è un risultato che l'Inter possa archiviare con particolare soddisfazione, sia in vista della gara di ritorno sia considerando come sono andate le cose sul terreno di gioco. Almeno la vittoria, magari con un solo gol di vantaggio, l'Inter avrebbe potuto ottenerla con un po' di maggiore attenzione. Ci sono fischi da parte del pubblico interista, ci sono applausi da parte della colonia di tifosi slavi. Vi ricordo che Inter e Stella Rossa in questa gara d'andata valida per i quarti di finale di Coppa Campioni hanno pareggiato a San Siro 1-1, gol di caso al 47esimo del primo tempo, pareggio di Krmpotic nella ripresa. È tutto, grazie per la cortese attenzione, a voi tutti buonanotte.